Segno X al Vincenzo Savini con il Cinzia Albalonga che impone il pari ad un notaresco che ci ha provato sino alla fine. La dea bendata di certo non è stata dalla parte della compagine del presidente Di Giovanni, considerando anche i legni colpiti, un palo ed una traversa, entrambi da Dos Santos. Risultato che allontana di nuovo Capitan Speranza e compagni dalla capolista Campobasso, ora più 5. Laziali che si sono confermati formazione di spessore. In panchina siede ancora il vice di Epifani, Falasca, con i rossoblù che devono rinunciare agli infortunati Bianciardi, Colombatti e Marcelli, oltre allo squalificato Blando. Anche Banegas, capocannoniere dei suoi con 13 marcature, si accomoda in tribuna, ancora non recuperato appieno. Gli ospiti di mister Chiappara si presentano dopo il pari interno contro il Fiuggi e con il duo d'attacco di spessore composto dal talentuoso D'Agostino e da Cardella, 14 centri stagione per lui. Si sblocca subito il match, intuizione di Palumbo che lancia nel corridoio Dos Santos, l'attaccante carioca è bravissimo a superare in uscita il portiere ospite e depositare nella porta ormai vuota, 1-0 e ottavo centro in stagione per il punteros rossoblù. Al minuto 11 la risposta dei laziali con un bel gesto tecnico di Cardella, stop e conclusione in girata con palla alta di poco. Ma il notaresco gioca un ottimo primo tempo, squadra tonica e reattiva e non corre particolari rischi. Passata la mezz'ora però al 34esimo il Cinzia Albalonga trova la rete con Cardella, marcatura annullata dalla segnalazione del secondo assistente del direttore di gara Brunozzi di Foligno per una posizione di fuorigioco. Con le immagini di Giancarlo Rapagna passiamo alla ripresa con gli ospiti che entrano in campo con maggior verve. Bisogna aspettare però 20 minuti per un'emozione, ma è decisiva. Errore in disimpegno della compagine di casa, parte il contropiede degli ospiti con Pace che viene steso da Gallo al limite dell'area. Il calcio di punizione susseguente viene trasformato dallo specialista D'Agostino per l'1-1. La reazione è veemente del notaresco che tre giri di lancette dopo sfiora il nuovo vantaggio con una doppia occasione. Palumbo pesca splendidamente Frulla, il cui tiro a botta sicura viene respinto da Santilli. Il successivo colpo di testa dell'accorrente Dos Santos si stampa sul palo. Al 28esimo invece il Cinzia Albalonga a sfiorare il raddoppio sempre con D'Agostino che in diagonale spedisce fuori di un niente. Le emozioni si susseguono ed al 31esimo è a quadro su punizione di impegnare severamente l'estremo ospite. L'ingresso in campo di Marchionni porta freschezza sulla fascia sinistra con il numero 7 che mette sistematicamente in difficoltà il diretto avversario. Da una sua iniziativa nasce la palla gol del 42esimo con Olcese a cui non riesce la deviazione sotto porta. Ma è al 49esimo in pieno recupero che il notaresco si dispera. Cross sempre di Marchionni e stacco imperioso di Dos Santos. La palla si stampa sulla traversa prima di essere allontanata dalla difesa ospite anche con il dubbio che abbia o meno varcato la linea bianca, poi solo il triplice fischio che lascia tanto rammarico in casa notaresco.